gli facciamo gli auguri per fine anno? A me! Li faccio a me, io li faccio a tutti i miei ex alunni, che se erano meravigliosi i miei alunni, non ho mai detto silenzio. E basta, lei, i miei alunni delle scuole medie, a me, i miei alunni, la mia famiglia, e poi allarghiamo man mano tutta l'Italia, all'estero. A chi non farebbe? Non voglio parlare di cose. A chi non farebbe gli auguri? Non farei gli auguri io a tutti, perché sono una... non escludo nessuno, perché quelli stranieri li amo, tutti amo, perché sono stata molto all'estero in giro. Al nord ho vissuto 15 anni, non escludo nessuno. Cioè di solito io cerco nelle liti, nelle cose, come professoressa, no? Per forza, no? Bisogna sempre cercare di farli andare d'accordo. Quindi non ho una cosa, io forse un pochino quello che non mi piace, sa che cos'è? Berlusconi presidente. Secondo lei si stanno perdendo i valori delle famiglie, No, io non penso. Si dice in generale, però poi vai ad analizzare famiglia per famiglia, almeno io che ho vissuto con alunni e famiglie, e vai ad analizzare dove ci sono dei problemi, ragazzo magari ha sempre dei problemi seri, esiste. Esistono i problemi, se vai uno ad analizzare i problemi, dopodiché è tutto sistemato. Grazie. Va bene? Ciao. È l'auguro che mandiamo a tutti i cittadini, a tutto il mondo. Ecco. Auguri. Che quest'anno si presenti in modo più efficiente e molto tranquillo, però mi sa che è impossibile. Siamo noi che non ci guardiamo di quello che succede. Ma secondo lei le famiglie stanno cambiando, ci sono ancora i valori nelle famiglie o stanno perdendo? Per la mia famiglia il valore c'è e ci resterà finché vivo io. Quando no, io mi auguro di no, perché i buoni figli avranno un'adeguazione come gliela dà il padre. Di conseguenza deve essere così. E mi auguro che tutti lo facciano. A chi facciamo gli auguri? Auguri, auguri. A chi li facciamo? A tutti? A tutto il mondo. Tutto il mondo. Tutto il mondo, grazie. Auguri, buon anno. Ecco, tu in Italia da quanti anni è che sei in Italia? Io sono 31 anni in Italia. Sempre come tanti. Come ti hanno accolto gli italiani? Buono, bravo, sono bravissimo. Ti auguro però. Voglio parte più bravo. Ciao. Signora, a chi mandiamo gli auguri per fine anno? A tutti. A tutti? Certo, sicuramente. Un buon anno di salute e di cose belle che ognuno desidera. Grazie. Primo gennaio cosa metteremo a tavola? Anzi, il consiglio che daremo di mettere a tavola con antipasti prodotti tipici calabresi? Il primo gennaio sarà un impegno molto vasto, perché abbiamo dei prodotti di prima qualità come il capicollo, la soppressata, le olive, le melanzane sott'olio. Il panettone con l'anduia, abbiamo fatto di tutto di più quest'anno per avere una tavola ancora più ricca rispetto agli altri anni. Quindi iniziamo con il primo gennaio deve essere già, arriveremo belli gonfi il primo gennaio, perché tutti questi prodottini che avremo messo sulle tavole daranno il massimo. Un buon vino, mi raccomando, deve essere un vino bello casereccio, quindi... ed avere la possibilità di passare un fine anno fenomenale. Speriamo che ce la manda bene quest'anno, perché oggi ci sono questi problemi che ci contornano ancora con questo Covid. Io vi auguro che il fine anno che se ne va si porti via tutta questa brutta cosa. Mandiamo il messaggio che ogni famiglia calabrese ci deve essere prodotti calabresi. Prodotti calabresi, soltanto calabresi, per questo soprattutto l'importante è tenere il prodotto che a chilometro zero possibilmente, genuino.